Niente, una cosa che mi piace ricordare, quando Claudio Abbado un giorno, ricordo che allora ero ancora allievo del Conservatorio di Milano, e dice: ti devo parlare. Molto sorpreso. E cosa succede? Che ci vediamo nell'ufficio che allora era di fronte all'ufficio del sovrintendente. Io ho pensato, mamma mia, che io abbia commesso qualcosa di imperdonabile, perché mi chiamano così? E in piedi, con la velocità del lampo, com'era il senso economico del tempo di Claudio Abbado, mi disse: senti, ti interessa diventare mio assistente ai concerti sinfonici? E io l'ho guardato negli occhi e ho detto: ma ti sembra che io possa rispondere qualcosa che possa essere un'alternativa? Sì, ma con gioia. Quindi con grande entusiasmo, e pragmaticamente ho detto: va bene, allora guarda, tra 6 mesi comincia la prima stagione sinfonica, tu sarai con me, seguirai tutte le mie prove, anzi, siccome inizierò un percorso brahmsiano, vorrò che tu possa fare qualche lettura con l'orchestra della Scala delle sinfonie di Brahms. E io gli ho detto: senti Claudio, ti ricordo che io al momento sto dirigendo massimo un ottetto di fiati, cioè ero talmente giovane che non avevo quasi nulla di esperienza con l'orchestra sinfonica. E lui mi disse: allora senti, ci troviamo con calma e io passerò con te le sinfonie e ti dirò i momenti più importanti di come affrontarle e come provarli per me.